Napoli è invasa di turisti, non di abusivi. Ha dei dati straordinari che ci riconoscono tutti, più 40% rispetto all'anno scorso, che già era stato un anno straordinario. La notizia è questa. Il resto, in tutte le città d'Italia e del mondo, ci sono anche venditori ambulanti. La Polizia Municipale fa un lavoro importante, deve fare di più. Adesso le abbiamo dato anche maggiori risorse per poter operare anche i giorni festivi. Teniamo presente che Napoli subisce una straordinaria invasione di persone, quindi aumentano i consumi, aumentano le povertà. Questo accade a Napoli, come a Firenze, come a Venezia e come a Roma. Noi però rispetto alle altre città siamo in controtendenza perché abbiamo un aumento fortissimo di turisti. Quindi oggi la notizia a mio avviso è questa. Sul resto ci vuole l'impegno di tutti, dai commercianti alla Polizia Municipale, a tutti i cittadini, a avere comportamenti che siano in coerenza con rispetto delle regole, quindi da Via Toledo, ma non solo Via Toledo, anche le altre strade. È una città che si deve abituare a non avere più 1 milione di abitanti, ma averne 3. Senza avere i soldi per poter avere 3 milioni di abitanti, senza avere i mezzi per gestire 3 milioni, però insomma guardiamo le notizie positive. Poi a questo bisogna attrezzarsi, bisogna avere nuovi treni. Nel passato si è pensato a fare tante stazioni della metropolitana e nessuno si era ricordato che bisognava fare la gara per i treni, quindi abbiamo dovuto anche rincorrere questi tempi. Adesso ci stiamo attrezzando, credo che nel 2015 ci sarà una svolta sulla metropolitana, contiamo con la sistemazione di alcuni treni e anche con altri che arriveranno di arrivare sui 4-5 minuti. Già abbiamo raggiunto un risultato a tutto affatto che scontato con lavoratrici, lavoratori e sindacati di portare il fine settimana metropolitana fino alla notte. Dobbiamo cercare attraverso la manutenzione ordinaria di mantenere gli 8-9 minuti. Però ripeto, Napoli è positivamente invasa di turisti. Il turismo significa anche un aumento dei consumi, significa economia, commercio e lavoro, significa anche produzione di più rifiuti. Quindi c'è anche l'esigenza non solo il trasporto, ma anche di avere una Napoli più pulita, tenendo presente che abbiamo servizi che sono tarati per gestire 1 milione di persone e non abbiamo le risorse per poterne garantire servizi adeguati per 3 milioni. Quindi è un tema nuovo, però è un tema finalmente anche che parte da una notizia positiva. Io ho visto anche tanta, vorrei sottolineare anche questo, tanta offerta culturale ieri e l'altro ieri nella nostra città, straordinaria, anche oggi. Uno si dovrebbe dividere se andare da Riccardo Muti o da Patti Smith. Quindi insomma è una città che effettivamente ha un'offerta culturale e turistica che non si era mai vista. Adesso cerchiamo tutti quanti insieme di migliorare i servizi. Il sindaco per primo, l'amministrazione, ma anche tutti i cittadini, gli operatori commerciali, economici, le categorie. Avere più attenzione quando per esempio si lasciano i cartoni fuori, visto che lei prima ha citato il presidente di Confcommercio. È importante anche su questo avere tutti dei comportamenti più adeguati per una città che si deve presentare quanto più bella possibile.